Questo è Eternal Edge Prologue. Allora, è un titolo che si ispira in maniera neanche troppo velata a Zelda. Saranno Zelda tiette? Lo spero di no, perché è un prologo peraltro liberamente accessibile a tutti. Andate su Steam, scaricatelo se vi piace. Che dovrebbe introdurre un'esperienza tendenzialmente positiva e gradevole. Lo sarà? Andiamo a vedere. Molto tempo fa, Cross, un eterno della seconda era, era il mentore di un importante nobile. Was a mentor to a prominent noble. He had the ability to instill peace into the noble's kingdom. But at the moment of decision, the noble betrayed Cross and all his life, choosing power over the compassion of his people and luxury. The land turned to darkness and greed. People no longer cared about the dignity of the other, and soon, all men were exploited. His wife, Evelyn, attempted to speak words of comfort as she left for the next assignment that was meant to be theirs together. It was not you that unleashed the terror amongst those people. Always remember, do not lose your faith, love. Cross watched as she sailed to the Eastern Sea. He waited on the shore, just a single lighthouse to light her ship as she faded into the horizon. Years passed. Seasons changed. Cross stood alone, relinquished of his former glory, his wife still gone without a trace. So he went to seek the court's help to return his state as before. But when he went to the Eternals, there was only silence. They would not return to him his full splendor, but they would give him a chance to redeem himself. Cross, determined to find Evelyn again, set sail with anyone who would take him. He traveled to distant lands, saw many dreams and cities of men. For years, he searched for her. But he did not find her. Until one day, some many years passed, he heard from the sailors of the most fair and beautiful lady who had lay asleep, unaging, and the people of the land who loved her so much that they stood guard by her all day and all night. Cross, hearing this, and hoping with his heart that he would have finally found Evelyn, and fearing at all costs that she lie forever still, set sail for this land across the sea, the lost kingdom of Beor, ravaged by a dark entity known as the Skeleton King. This is where our story begins. Protagonista è Armin. Proprio fatto e finito. Oh. Scatta. Attacca. Schiva con Y, però ve prego. Ok. Ma io non te conosco. Sì. Lo scudo è spezzato, bene! Che mi devi far vedere? Un regalo? Ma che... Ma tutta sta premessa carina, e poi...
Mi manca un po' di consecuzio in quello che sto vedendo. Vabbè. Ah, più lei dorme, più lui fa gli incubi. Vabbè, tocca sbrigarsi. Nino di Beo, nevasso e sconosciuto per te. La tua forza non ha più nulla. La tua unica famiglia è sull'orlo della morte. La tua forza non ha più nulla? Tutto sembra vada contro di te, ma tu devi prevalere. Se avessi scritto prelevare, sarei morto. Tutto. Ma tu devi trovare un bancomat e prelevare, no. C'è una debolezza all'incantesimo del re. Il potere oscuro ha 4 fonti. Vabbè, tocca andare a distruggere le fonti e poi... Sembra molto oscuro. Molti eroi ci hanno provato, molti hanno fallito. Ma tu sei, non sei un eroe comune. Come Eterno, so che puoi elevarti al di sopra del male che affligge questa terra. Lo farò per il bene di Evelyn. Va bene, vado. Non ti conosco. Tuttavia, lei ha bisogno di te. Il destino di Evelyn, così come quello del nostro regno, è nelle tue mani ora. Vai fuori dalle palle del santuario e nei campi della rovina. La sfera maledetta più vicina è nascosta nelle caverne nebbiose a est di qui. Buona fortuna per il tuo viaggio, Cross. Grazie. Vabbè. Vado. Signori. Allora, devo dire che concettualmente non mi dispiace. La direzione artistica non mi piace. Non mi piace. È proprio stile Roblox. Non so perché mi ricorda quello. Non... Che non c'entra niente, però, ovviamente, Roblox, però me lo ricorda. Vai a capire perché. Premi più per la prima, io non ho più. Vabbè. Strumenti, inventare, impostazioni. Diciamo che sul fronte della... della... Così... dello stile forse c'è un po' da lavorare. Interfaccia. Accamparsi in questo luogo, sì. Interagire, spalla di ferro, scudo di ferro. Allora, ho uno scudo. Cambia niente. Assolutamente niente. Vabbè. Posso addirittura scattare? Prima che tu te ne vada, Zonzo, suggerisco di scambiare due parole. Ma perché? Mi stavo affattato bene ad affari miei io. Dica? Seriamente, hai almeno preso una spada prima di correre là fuori? Sì. Ho già preso. Grazie. Pierce. Perché la proteggi? Era la nostra protettrice. Vabbè. Cosa vuoi? Non mi fido di te, ma io sono il marito. Vabbè, non dovrei preoccuparti. Essenza eterna, me ne occupo io. Allora, andiamo a vedere
C'è una barra di stamina. No. Sì. Nel senso che le due frecce blu indicano la mia stamina. Un po' come Zelda. Torniamo sempre là. È meraviglioso che io abbia acquisito più punti esperienza aprendo dei cosi, dei forzieri di quanta me ne dia il nemico. Ale. Ah, è così? Ma è per me? No? Pensavo fosse tipo una roba tipo Evangelion. Ma ha sbragato. No. Cosa farai, amore? Il mondo ha ancora bisogno di noi. Che sono matti? Carica, perché mi ha riportato qua? Ma non solo non mi ha salvato, ma mi ha anche resettato la barra di progressione. Per cui sto a carissimo amico prima del livello 2. Mi danno 2 punti esperienza danno ciascuno, il che vuol dire che dovendo arrivare a 300 per livellare, ciò accadrà fra 6 anni e mezzo. Benissimo. Lancia di legno, vediamo un attimo. 2. Vabbè. Kit di riparazione per scudi, questo non so cosa sia. Ok, questo si può prendere dopo. Via, via. Possiamo farcela. Mezza alle gambe, mezza alle gambe. Se te levi mi fai un favore. A livello di direzione artistica è veramente brutto come il peccato, bisogna dirlo. Io sono uno di quelli che cerca sempre di vedere il buono in tutto. Però diciamo che è un titolo che concettualmente e artisticamente sarebbe risultato vecchio ai tempi di Dark Cloud. Calma, calma. Calma, calma. Non posso morire adesso. Niente, ha dovuto prendere la trambata pure qua. Allora, adesso io userò il mouse, onde evitare che... Cosa farai, amore? Il mondo ha ancora bisogno di noi, ecco. Che è quello che avevo premuto prima, ma va bene lo stesso. Facciamo finta che prima non se ne erano accorti che c'avevano bisogno di noi e quindi ci avevano rimandato. Io devo eliminare sto coso prima di qualsiasi... Cioè, non me ne vado.
Io intanto vado a caccia di cose. Pallottola pesante? Per il medico revolver Falconet. Ma io non ce l'ho il medico revolver Falconet. Non me l'hanno ancora consegnato il medico revolver. E quindi? Vabbè. Esploro. Chi se ne frega. Che cos'è questo posto? Non lo so. È un enigma? È forse un enigma? È forse un enigma. Ma non puoi, ma non posso correre se porto le palle. Va bene. Vedi? Che ho preso? Essenza eterna. Ah! Ma non era il luogo in cui mi aveva detto di andare il tipo? L'ho fregato? Era previsto? No, non era previsto. Ho fatto lo stesso? L'ho fatto lo stesso! Era previsto? Chapeau! L'ho fatto lo stesso? Chapeau! Sono soddisfatto? No! Eccetera, eccetera, eccetera. Aiutatemi. Ok, io non lo volevo dire. Però a me questo sapeva del Zelda dietro dal primo momento in cui i miei occhi si sono posati su di lui, ancora prima che lo installassi. Proprio gridava verso di me. Dietro! Si sentiva! Questo video sulla faccia mi dice che ce l'hai l'essenza. Sì, però aspetta. Cosa ne faccio? Se muoio così io veramente... L'essenza eterna può essere data solo dagli eterni. Dagli eterni, strano, vero? Quando un eterno si riposa, posso aprire l'essenza, rendendosi più forte. Non chiedermi dettagli, non so davvero come funziona il resto. Anche perché ci sono delle zucche che ci gonfiano e non ci fanno niente. Ogni volta che vuoi applicare l'essenza che hai trovato nei tuoi viaggi, basta che ti riposi in un falò. Con questo fuori dai piedi, suppongo che dovrò fidarmi del fatto che tu sappia cavartela da solo. Guarda dove metti i piedi, i servi del rischio elettrico sono ovunque. La loro forza varia, quelle zone come qui sono piuttosto deboli, ma se vai in esplorazione troppo lontano prima di essere pronto, ti fanno un buco. Guardati le spalle, esatto. Ascolta, classe eterna, sarebbe bello se potessimo tenerti qui un po' più a lungo e mettere della carne sulle tue ossa, ma la guarderai davvero in difficoltà, il suo numero si sta assottigliando, abbiamo bisogno di qualcuno che la aiuti, se le roccaforti della guarderà le cadono in mano ai vermin, non ci sarà più nulla tra il tuo tra il santuario e loro. Cosa? Se vuoi aiutare Evelyn, devi dare la guardia reale. Farò quel che deve essere fatto. Vabbè, se ne potevo andare? Vogliamo parlare ancora a lungo? Me ne vado. Ciao. Torre alta alta. E poi c'è quella bassa bassa. Grazie. Resta vivo, sì. Posso dare una torturata a questi che mi hanno scassato? Sono scomparsi. Accamparsi, sì. Accamparsi? Sì. Non capisce le cose. Spendi essenza. In attacco. Sì. Bene. Sono più potente? Devo andare alla torre alta alta. Sono più potente? Interagisci. Poi la colonna sonora è completamente fuori fuoco rispetto all'atmosfera generale. Sembrano veramente prese dagli anni 90, i primi anni 90. Vabbè, io direi che insomma per adesso potremmo salutarci qua, ma veramente
Dare una torturata e basta alla zucca per vedere quanto sono effettivamente stato potenziato e poi fuggire da questo luogo. Vabbè, ha cambiato veramente poco e niente. Per cui, per il momento, da questo mirabolante pietro è tutto. Non è malvagio, adesso, obiettivamente, non è malvagio. Però, dici, con tutto quello che ci sta in questo periodo storico da giocare, gratis e non. Perché, ecco, per quanto non sia da buttare, però c'ha degli aspetti veramente fuori fuoco, fuori periodo storico, fuori contesto, fuori. Arrivederci.